Salve a tutti ragazzi, alla nuovo episodio che, nel quale vedrete determinate cose che forse avevo un po' anticipato già nei video precedenti. Ovvero, diciamo, mi sono dato un po' allo spacchettamento, diciamo, è una sorta di opening pack. Oltre al fatto, vabbè, di farvi vedere se sono arrivato o no in divisione 6, insomma, nella divisione successiva, ecco. Allora, una cosa che voglio precisare. Allora, io sono stato veramente, lo ammetto, un cretino. Perché potevo non aprire i pacchetti e magari comprare tot giocatori, o perlomeno un giocatore straforte, perché davvero, vedrete che i pacchetti comunque coperti sono un po' tanti. E tornassi indietro non li farei, soprattutto per quello che ci ho trovato. Niente, però perché ho preso questa scelta lì? Perché comunque, per ora, momentaneamente, magari già dal prossimo, addirittura ve lo do poi, maledetto me, che la squadra fa cacare. Insomma, momentaneamente mi trovo abbastanza bene con la squadra che ho, anche se l'intesa non è al top, mi ci trovo abbastanza bene. E niente, allora, vediamo un po' cosa è successo, vediamo un po' cosa ho trovato e... Ah, una cosa che voglio dire. Dunque, i pacchetti che vedete sono sia quei pacchetti che, diciamo, ci ho speso 7500 crediti io, sia quelli che magari ho vinto grazie, appunto, come vi ho sempre detto, dato che le faccio, che ho vinto, appunto, grazie alla divisione offline, tornei online, tornei offline, insomma, un po' di tutto, ecco. Quindi, niente, ci sta che vedete qualcosa di qualche pacchetto strano, ecco. Vabbè, comunque ora iniziamo davvero. Allora, questo è un pacchetto che ho vinto, non mi ricordo cosa, mi pare, ma con torneo online. Pacchetto oro con Messi. Bella merda. Helm. Bello. Insomma, e questo è il pacchetto di Mene, che tra cui non mi sbaglio e rischio anche di scartare tutto. Che non è che alla fine ci perdo sì tanto, però qualcosina ci perdo. L'unica Sabona è stato Munchion tratti, perché Helm comunque si vende male. Secondo pacchetto, questa volta ci spero soldi io, mi fido ad Hazard. Luck, Schaffer, non so nemmeno come si pronuncia. Insomma, questo è un altro pacchetto di miseria che ho trovato, cioè che ho aperto, ecco. Terzo pacchetto, questo è un Argento Premium Max, se non erro, vinto grazie alla visione offline. Praticamente trovi uno sbotto, sì, dovrebbe essere questo, di giocatori, tutti argento, se non erro, tre rari. Sì, tre rari. Tra l'altro ho trovato uno tra me che, cioè, nonostante non è con la grande forza, comunque, cioè, costa un po' per essere argento, nemmeno non raro, tipo 2003-2004. Che tra l'altro poi me lo sono tenuto, perché comunque sì, qualche giocatore dicevi tenermelo. Comunque, andiamo avanti. Quarto pacchetto, mi riaffido Hazard e questa volta dovrei aver speso i miei soldi, sì. Trovo Rodriguez, bella merda. Rodriguez della Fiorentina, ma non tanto una merda, mio giocatore in sé per sé, ma perché fanno schifo. Comunque, come sempre, la Sabana sono i contratti. Un altro pacchetto, stavolta mi riaffido a Messi. E trovo Miranda. Miranda, ho detto, oh, e Ronaldinho. Ho detto, oh, guarda, forse un po' di culo. Ci ho fatto poco, non ci ho fatto tanto. Non sono nemmeno arrivato a riprendere i soldi del pacchetto. Comunque, andiamo avanti. Un altro pacchetto, Higuain gira e trovo Ziba. Pensavo a Ferdinand, pensavo che si è smesso di giocare, scusate l'ignoranza, però. E niente, questo è il pacchetto, anche lì, e crediti fatti pochi. Rianne ne riapre un altro. Messi gira paletta, mamma mia signore. Ah, è il pacchetto di merda. Bella merda. Questo è un altro pacchetto preso grazie alla divisione offline. Dovrebbe essere un altro pacchetto argento, premium, max, nel caso si ama. Ovvero 8.600 giocatori, fra l'altro ho trovato un bronzo, cioè penso sia pure raro trovare un bronzo di uno forte. Comunque eccolo qua, però ci sono uno sbotto di cose rare. Magari non so, trovassi tipo Muriel, che ho visto costa l'abuso di soldi, in quelli invece niente. Comunque andiamo avanti, decido di spendere altri 7.500 crediti, mi affido a Messi. Messi. Ba 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 ba. Adele, ma forse Adele e Pepe, Pepe che fra l'altro lo utilizzo, perché come ho detto prima, lo ridio, perché il giocatore comunque lo uso, me l'ho trovato. Adele, pensavo di faccio sbotto di soldi, l'ho venduto a 1.800, chiamate la miseria. Un altro pacchetto, Alaba, 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 Alaba,
Cioè, trovo Einier, Capuano, cioè Argento, fra l'altro. Non so, sono stati i vestiti nevi, Frante Van Gaal, che comunque mi serve poi, come penso saprete. Più allenatori c'hai squadra, soprattutto hanno come caratteristica discorsi e trattative, e più c'hai l'opportunità di allargare i contratti. Cosa voglio dire? Se non lo sapete, ma penso che lo sapete già, ma lo dico uguale. Voglio dire che, come si può dire, se tipo date un contratto a un giocatore vostro, tipo da 13, o tipo da 28, mi riferisco a quelli oro, magari a posto di darvi 13 vi dà tipo 14, e se ci avete tanti 15. Ecco, era questa l'ossa. Quindi l'unica cosa positiva è stata questa qua. Comunque, pacchetto dopo, Higuain, altri soldi, ci devono tanti crediti importanti, quindi di va. Trovo Eriksen. Eriksen, vabbè, siamo stati che lui non sta, come fatto perché era stato su Racco e Livorno, incredibilmente, e il Mats che dice si è buggato, ma chiaramente l'ho venduto. Eriksen, sì, Eriksen. Eriksen penso sia stato il giocatore più, non costoso, diciamo, quello lì che ho venduto meglio, ecco. Ciononostante ciò, forse, vendendo un po' tutti, riprese i soldi così del pacchetto. Perché se alla fine, io personalmente, quando non trovo il giocatore che mi fa comodo nel pacchetto, spero tanto di trovare qualcosa che mi rifaccia trovare, mi rifaccia riprendere i soldi, ecco. Comunque, un altro pacchetto ancora, che si va su, mi fido di Howard questa volta. 7500 crediti, come sempre. Apro e vedere cosa trovo, Blind, non so neanche come si pronuncia. Cioè, un altro pacchetto di merda, che però l'ho venduto, e ci ho fatto qualche cosa. Guarda, il mio nostro positivo è di crediti, penso. Però anche lì un pacchetto da miseria. Ancora un altro, ancora Alaba. Mi riaffido Alaba, vediamo un po' cosa viene, che non è che me lo ricordo comunque. Se ho solo trovato certe merde, bello, Joachim, ho trovato più giocatore di Fiorentina V che, non lo so, tutto l'altro anno, diciamo. Insomma, vedi come sempre, le osi, forme fisiche io ovviamente vendo, che non faccio niente, ma niente. Ah, riguarda, alla fine ho detto andiamo avanti, giochiamo, basta. Si inizia questa partita, subito una zotta nel portiere dopo 2 minuti, Vargas non perdona, tank 1-0 me. Perché sa, ora sono un po' affrettato a dire, c'è da andare in divisione 6. Vediamo un po' cosa è successo, appunto 1-0 dopo poco. Dopo 8 minuti tocca a lui, io vado come sempre in tilt, vado davanti porta, oppure di più già, perché qui come tocchi il giocatore malapena ai rigori. Quindi niente, io a volte lascio passare e questo è il risultato, 1-1 loro. 1-1 loro, 1-1, perché è tutto 1-1 loro? Comunque, subito si riparte, Vargas si ascolta, a me mi sta sul cazzo, vuole fa go, c'è l'opportunità. Insomma, le pile armato, scarta tutte, arriva lì, tac. Tiro del cazzo, va due di sinistra, guardate che non è, se non erro, su piedi, però fa gol, 2-1. Però 10 minuti, siamo già su l'over 2,5 perché già le schedine. Boh, partita veramente assurda. Si va al 40esimo, portiere fa la stessa ossa, la stessa zotta che ha fatto all'inizio, stesso gol, identico, 3-1. Vargas dice, e mi importa una sega, dice anche sì, mentre esulta. Solo tempo, 63esimo, 62esimo, avanti è. Qui, classico culo, boom, gol di lui. 3-2, ma vinco sempre io. Qui ancora Vargas, Vargas, stavolta dice no, date la passa, Meniche ne passa, e Meniche di sinistra lo sbaglia. Meniche ragazzi comunque non sarà quel top player, ma sta mica non sbotta, è straforte. Forte che fisicamente quasi sempre becca la porta. Insomma, finisce qua la partita. 4-2, da 8 si va, 11 punti. La salvezza, almeno quella c'è, ma ce l'ha già dall'Ordovio, se non sbaglio. Va bene. Poi successiva, questa c'era nella scritta squadra, ma tutta è basata sul calcio tedesco, germanico stavo per lì. Insomma, dopo 16 minuti rigore per me, decisamente rigori, direi. E giustamente una bella espulsione a Mehdi Benatia. Benatia. Ma il cuzzo mi arrivava uno sbotto quando era la Roma, mi arrivava. Ma che ne era? Ah, FIFA. È un difensore discreto. Però so che quest'anno anche nel Bayern lasciano sta FIFA. Non trovo molto spazio. Comunque, arriviamoci qui. Arriviamo qui alla battuta. La battuta viene affidata a Candreva. Candreva farà gol. Oh, la muoio. Candreva tira, attacco. Padre, se non erro, la para. Insomma, sono tempo, 53esimo, 0-0. Non è successo niente in questa parte di particolare. Questo è Vargas. Vargas che parte, parte, ne scatta uno, scatta due, ne scarta tre, ne scarta quattro, ne scarta cinque, arriva via, tac, tiro.
Queste ragazze, queste Vargas è un altro fenomenino. Che se avete la Premier, prendetelo di orsa. Se non ve ne frega dell'Intesa, se avete la Premier, prendete. Fate un fatto io, come ho fatto io. C'ho la coppia di attacco Vargas e Meniche. O altrimenti di Natale. Anche se a volte comunque c'erano tutti. Insomma, qui Zotta, assurdo di Dodò. Niente, Ramos approfitta e 1-1. Certo, dei faccio go. Devo sempre secondo subito go. Comunque qui non si capisce, cioè Andanovic mi fa parecchio incazzare, perché fa una zotta assurda. Cioè, infatti ho detto, fa una zotta lui più lo go, difatti, clac, 2-1 lui. Ho detto, Dio buono, de, che palle. Infatti la partita finisce così, 4 partite rimaste, siamo sempre a 11 punti. 3 dalla promozione e mi pare altrettanto dal titolo. Terza partita, inizia subito così, dopo 7 minuti fa gol lui. Con Rodrigo, Rodrigo che fra l'altro gira voce che sia un altro giocatore buggato che però sinceramente non ho avuto il piacere di provare. Chissà se in futuro questo piacere ce l'avrò. Comunque, 1-0 lui, partita che inizia in salita. Qui Cabeià, Cabeià ne scarta due, ne scarta che il portiere tira. Qui ho detto vaffanculo che culo, però Meniche di sinistro, piazzato. Cioè, piazzato, piatto, così alto. 1-1 riquidiamo tutto, cioè ti ho detto che palle, ma hai visto bella salvata, comunque su tutti i Cabeià, ma che cazzo ne. Però il portante alla fine ha fatto gol, comunque visti, va verso la fine del primo tempo, arriva lui con Hernandez, boom, nel 7 quasi, portiere di, non ci arrivava. 2-1, ho detto che palle, devo andare su, a riposo sul 2-1. E ci c'è arrivato, vedete lì che gol ti fa. Bah. Insomma, azione successiva del secondo tempo, sempre lui, palla al Ceci. Che la passa Rodrigo, Rodrigo attacca subito al volo, la butta alla destra e portiere angolino 3-1. Comunque azione eccessiva, Cabeià, Cabeià da solo avanti al portiere, ci deve piazzarla, Cabeià non sbaglia 3-2, però è tardi all'89esimo. Difatti anche questa lì l'ho persa, ho detto ma che cazzo, manca almeno solo 3 punti per arrivare alla promozione, non ce la faccio come sempre. Comunque partita successiva, adesso c'è la discretissima squadra. Questa squadra che però non ferma la furia di Pepe nel segnare il primo gol con la, diciamo, nostra maglia. Perché comunque Pacchetti ha una cosa che volevo dire, scusa se stoppo. Una cosa che volevo dire è che questi pacchetti sono stati il riassunto di quelli che ho aperto da precedente video, nel senso dopo il precedente video a ora dove sono arrivato. Quindi c'è anche. Ma che si può dire? Sono stati pacchetti comprati tipo, non lo so, appunto, tipo Pepe nelle partite precedenti non c'era. E l'ho preso ora e l'ho fatto subito giocare. Non so se avete capito comunque. Cioè non è che l'ho comprati tutti prima di giocare. L'ho comprati, insomma, in maniera spezzettata e poi l'ho montato tutti insieme. Comunque. Andiamo avanti. Azione successiva, tocca a loro. Con Sanchez. Sanchez si mette in mezzo, tira. Culo rotto di lui. Arriva Diego Costa. Che dire, Diego Costa sta l'abusi, è forte. 1-1 dopo al 34esimo, che palle. Io come sempre esulta, la distanza è abbastanza strana, mai visto che è vicino a una tiposeria. Comunque Meniche, Meniche parte, va sulla sinistra, poi si riaccentra per fortuna, piazzato e Meniche come ho detto, questo quando tira quasi sempre il go e la becca la porta. 2-1, l'unica cosa brutta di Meniche è questa esultanza veramente inguardabile, che piglia una mezza musata intera e poi sembra muoia. Comunque, 38esimo, ancora finita, 2-2 loro. Il primo tempo, ragazzi, veramente, ci sono stati veramente uno sbotto di gol. Con Fabregas, 38esimo, 39esimo, 2-2. Non finisce qui, nonostante 5 minuti di recupero mai visti, penso, nella storia del calcio per dire, ci sono stati. Sanchez scazza, ma non è che scazza, perché Sanchez, questo tiro via, Andanovic non ci può arrivare, 3-2. Che palle, eh? Poi questi 5 minuti di recupero mi vanno avanti, c'è anche abbastanza colore. Ma ciò nonostante questi 5 minuti servono anche a noi. Sempre Meniche, la mette nel mezzo, Cabeià, in mezzo a scivolata, no, scivolata, non a mezzo, scivolata, di destro. 3-3, sempre Cabeià che rimarrà con l'uno per sempre, niente. Secondo tempo, stavolta fortunoso perché nonostante il passaggio brutto di Meniche, la palla va a Medel, se non sbaglio si è occupata anche Medel. 4-3, sempre 4-3, qui succede niente, vedo un rigore abbastanza assurdo perché c'era, però io. Sì, vabbè, ci dite, Cabeià, stai zitto, ti fa il vero. Non mi garbano perché comunque ormai il pallone era già andato via. Insomma, rigore per me. Potrei andare su 5-3.
Questa volta la battuta va a Pepe, non batte Luca Andreeva, 67esima, ce la farà a Pepe, ma la mette anche sul verde preciso, tac! Niente, merda assurda, e poi Pepe sbaglia questa save clamorosa. Niente, 71esimo, calore, punizione, Fabregas, si prepara la battuta, gira il cazzo per il coso di Pepe, comunque, che cazzo, ma che merda. Fabregas tira, nonostante sia sul palo, Andanovic prende go, e che cazzo però. Beh, cioè, beh, tira, nel 7, ma prendila. È sul tuo palo, cazzo. Lunga la mano, 87 metri. Niente. Subito verso il gol, Emenike che parte. Scatta 2, scatta 3, arriva davanti al portiere. Scatta anche lui. Tiro, scivola anche, va mezza in terra perché scivola. Insomma, ci cavate. Partita un'assurda, eh. Ce la farò a portare a casa qualche punto. Boh, sì, ce l'ho fatta. Siamo in divisione 6, almeno quella. Però ho detto di manca due partite, lotta anche per il titolo. Dato che c'è l'opportunità, magari prendo anche più crediti, no? Insomma, inizia così. Io vi dico già, è una partita assurda questa qui. Dopo 2 minuti, 1-0 lui. Ho detto, vai, eccoci, via, si comincia. Poi queste esultanze, mezze da mezze mongoloidi, mezze monche, vabbè, che palle. 5 minuti, sempre un gol simile a quelle prima, vero che dalla fascia la butta nel mezzo e quasi si finisce sbagliare, insomma 2-0. Minuti recuperi nel primo tempo, sempre lui, scarta 1, la butta nel mezzo di testa, Baldé, che sinceramente non so che cazzo sia. 3-0, che sta lì come nel minimo la perdo. Siamo di perderla magari sul 3-0, senza essere in maniera eccessiva. Però c'è di questo, 57esimo, Higuain. Lotta di fisio, va in terra, in area rigore, un altro rigore per me. Un altro rigore per me, chi si affiderà questa volta a batterlo? Tanto penso che espulsione sacrosanta, che è giusto, era l'ultimo uomo, dove importa. Comunque, sulla battuta va Pepe. Pepe. Vediamo un po' se si rifà dopo il rigore sbagliato e subito l'inclusione successiva a successo, insomma, rigore sbagliato una partita, partita precedente. Comunque, Pepe la rimette abbastanza bene nel verde, tac, Pepe la piazza, go, rischiato tantissimo di sbagliarla anche lì, però l'importante è che c'è stato il go. Però niente, 3-1, va bene, va. 77esimo, Vargas scarta anche il portiere che era abbastanza uscito. 3-2, ho detto io, la partita si è decisamente riaperta. Guarda cosa succede ora. 78esimo, prendo palla. Marchise, Higuain, la passa a Vargas. Vargas, che palle farcate, questo va. Scatta anche il portiere. Arriva lì la piazza, tranquillamente. Mi piatto, non importa. 3-3, lo butto, ve lo fa risultare una strana. Va addosso alla rete, mega bug come sempre. 3-3, ho detto dai, manca 10 minuti, crediamoci. Dopo 2 minuti succede questo. Il portiere esce, Vargas contrasta, arriva Higuain al volo di sinistro. Higuain, Gonzalo, 4-3. Partita completamente ribaltata nel giro di vanto. Nemmeno 30 minuti. Io che come un cretino. Ah, go! Mia mamma ha preso per scemo. Insomma, finisce così la partita, 4-3, titolo vinto e niente. Il video finisce qui su quanto riguarda pacchetti e niente, partite. Allora, una cosa che comunque voglio dire prima di finire il tutto è questa. Allora, io ora come ora, cioè se tipo vinco qualche pacchetto, ve lo faccio vedere cosa succede. D'ora in poi, non per sempre, diciamo che che mi voleva avere uno sfizio, è un giocatore che comunque, cioè io so chi voglio comprare, è un giocatore che costa tanto, non so nemmeno se ci arriverò, e non lo dico perché se poi a un punto non ci arriverò o cambio idea, passo per parolaio. Niente, comunque ci vediamo subito, cioè ci vediamo subito nel prossimo video con la prima partita della divisione 6, che sì, vedete, vorrei sbagliare, sono nella stessa divisione, sì, dovrei essere lì. E niente, appunto, i crediti saliranno, magari sta chi comprerò qualche giocatore e poi lo rivenderò. Intanto magari per vedere un po', perché sono curioso di provare questo Ramos, guardo un po' di prenderlo, ci sta che magari poi lo vedete nemmeno perché lo prendo e lo rivendo subito, come ho fatto con De Rossi. Niente, spero appunto, come dico sempre, questo video sia stato utile, magari non so. Avete, tra virgolette, scoperto, ma assolutamente no, perché se guardate questo video lì, automaticamente avete visto 300 mega video di altra gente molto più conosciuta di me, che comunque è più intrippata di me di FIFA. E niente, boh, spero comunque di avermi almeno intrattenuto. Via, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.